Al Crete Networking Day 2018 parliamo dell'impatto delle nuove tecnologie sulla complessità aziendale con Cristian Fantuzzi, direttore operativo di PayVM. Come avete interpretato l'Industria 4.0 in azienda? Il concetto di Industria 4.0 lo abbiamo declinato sulla nostra expertise, che è quella della diagnostica vibrazionale su macchinari rotanti di qualsiasi tipo, dalle trasmissioni di potenza ai motori endotermici, ai motori elettrici, alle pompe. In particolare, in ognuno di questi campi c'è la necessità di avere una caratterizzazione dei difetti potenziali a cui sono soggette queste macchine, in modo da identificarli sia a livello di end of line, quindi sulla linea di produzione, sia come possibilità di danneggiamento e di usura di questi componenti nel tempo. Pertanto la nostra consulenza e i nostri sistemi aiutano chi produce questi oggetti e che di conseguenza è sempre più obbligato ad affidarsi alle tecnologie abilitanti 4.0 in quattro step: a livello R&D per avere un fingerprint, una caratterizzazione del prodotto che fanno e per capire e studiare prima della messa in produzione quali sono le potenziali failure e come identificarle. In secondo luogo, con un sistema dedicato end of line che vada ad intercettare appunto le anomalie precedentemente caratterizzate a livello R&D, e questa è la seconda milestone importante. Il terzo punto, che si accompagna agli altri due e li completa, è cosa succede poi al pezzo quando subisce un invecchiamento in condizioni operative. Quindi possiamo monitorare con i nostri sistemi anche le prove di durata e quindi capire un oggetto che inizialmente è sano perché è nuovo di produzione, come si sviluppa la sua usura nel tempo. Il quarto punto riguarda invece il condition monitoring, vale a dire come monitorare appunto in condizioni di servizio l'oggetto presso un'installazione finale. Quindi su tutti questi aspetti i nostri sistemi sono 4.0 compatible, perché aiutano ad aumentare la coscienza di prodotto che ha il produttore al suo interno, e quindi i nostri sistemi sono integrati con la linea di produzione anche a livello di proprio correlazione con la rete interna.